Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Chieti, dove c'è il primo caso di vaiolo delle scimmie. Si tratta del secondo caso di contagio in Abruzzo per una 31enne ricoverata presso l'ospedale Santissima Annunziata. La prognosi è ancora da sciogliersi, ma le condizioni non destano preoccupazione. Tutti i particolari nel servizio di Selenia Secondi. Primo caso a Chieti di Monkeypox PMX, più conosciuto come il vaiolo delle scimmie. È ricoverata da ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata una 31enne arrivata in ospedale con i sintomi tipici dell'infezione. Attualmente nel reparto di malattie infettive la giovane ha un quadro clinico che non desta preoccupazione. Una volta ricoverata, voi avete applicato un protocollo specifico? Sì, soprattutto l'isolamento da contatto, l'isolamento respiratorio e poi sì, insomma, i protocolli quelli prescritti in queste circostanze. Il decorso quale sarà? Ma di solito è una malattia benigna che si autolimita. Nel giro di 2-4 settimane dovrebbe regredire, quindi io mi auguro che sia questo il percorso. La prognosi non è stata sciolta, ma la malattia dovrebbe risolversi nell'arco di 2-4 settimane. Ora si cerca di capire dove la donna possa aver contratto il virus e se sia accaduto all'interno dei confini regionali. Quello di Chieti è il secondo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo e il quinto caso contratto da una donna in Italia su 500 casi di infezione riscontrati nella penisola. L'infezione isolata nel corso di quest'anno è una zoonosi virale che può colpire l'uomo attraverso il contatto con animali infetti. È caratterizzata da sintomi più lievi di quelli del vaiolo sconfitto nel 1979: febbre, mal di testa, brividi, astenia, ingrandimento di linfonodi e dolori muscolari ai quali fa seguito l'eruzione cutanea di lesioni che si presentano all'inizio come vescicole pruriginose, ma che si trasformano poi in croste. Il contagio avviene attraverso il contatto. Le vescicole contengono il virus e quindi sono fonte del contagio. Non è chiaro se c'è una pericolosità della trasmissione per via aerea, ma sembra di no. Quindi quando viene diagnosticato un caso, diciamo, i contatti più stretti, i familiari o i partner devono essere sottoposti a un monitoraggio. Via precauzionale, basterebbe sempre la misura del gel disinfettante o bisognerebbe attuare altre precauzioni? No, sicuramente la sanificazione delle mani, il distanziamento rimane utile per qualsiasi patologia di tipo infettivo. In questo caso è chiaro che la comparsa di lesioni dovrebbero far insospettire e quindi magari fare una diagnosi. Cambiamo argomento adesso perché il sottosegretario all'istruzione, Rossano Sasso, a margine di un incontro istituzionale con il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis per un sopralluogo all'Istituto Comprensivo Troiano Delfico, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione sulle scuole in vista della prossima riapertura. Paolo Renzetti. Rientro a scuola senza mascherine, così almeno per il momento, lo ha detto il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, parlando del ritorno a scuola a settembre degli studenti italiani a margine di un incontro istituzionale avuto questa mattina a Montesilvano con il sindaco Ottavio De Martinis prima di un sopralluogo all'Istituto Comprensivo Troiano Delfico. È chiaro che noi dobbiamo sempre stare attenti a quelli che sono gli indici, a quelli che sono i pareri degli esperti. Ad oggi potremmo tranquillamente entrare a scuola senza mascherina. 2 giorni fa sono state pubblicate finalmente in Gazzetta Ufficiale le linee guida sugli impianti di reazione che hanno visto il sottoscritto e la Lega in particolare sulle barricate per 2 anni. Purtroppo noi scontiamo l'incapacità politica di un ministro della Salute che si chiama Roberto Speranza, che ce le ha mandate con 5 mesi di ritardo. Ora c'è un problema però, che è quello delle coperture economiche, dove sinceramente io ho più volte sollecitato sia il Presidente che il Ministro dell'Istruzione Bianchi, però purtroppo nel decreto aiuti non ci sono state le risorse che noi speravamo. Mi auguro che la prossima settimana,
in un successivo decreto si possano stanziare ulteriori risorse dopo quelle che grazie alla Lega sono state stanziate nel decreto sostegni 1 a marzo, circa 150 milioni di euro. Il sottosegretario ha poi parlato dell'importanza della stabilizzazione degli insegnanti precari che anche in Abruzzo aspettano le risposte del governo. Il sottosegretario ha sottolineato il ruolo avuto fino ad oggi dalla Lega. Sono 60 anni che mancano gli insegnanti, il punto è che noi abbiamo circa 250.000 insegnanti precari. Dobbiamo stabilizzarli perché stabilizzandoli ce li abbiamo in cattedra il primo settembre senza aspettare ogni volta tutte le operazioni. I concorsi sono stati un flop, i concorsi a crocette voluti dal 5 Stelle e dal PD sono stati un flop, abbiamo trovato domande sbagliate, abbiamo visto insegnanti penalizzati. Ecco, noi pensiamo che non sia meglio, non ci sia niente di meglio di un maestro o una maestra che già insegna da 10-15 anni con i nostri figli e non ha nulla da dimostrare. La Regione scende in piazza e lancia una campagna tutta dedicata al lavoro. Sono previsti villaggi del lavoro e della formazione nelle quattro piazze principali dei capoluoghi di provincia. L'idea è quella di incrociare domanda e offerta per presentare tutte le possibilità e gli incentivi e creare una nuova cultura del lavoro. Vediamo. Un'iniziativa che ho voluto fortemente, in cui l'istituzione, in questo caso la Regione Abruzzo, scende in piazza per incontrare i cittadini. Questo per riallacciare anche rapporti tra la collettività, l'opinione pubblica e le istituzioni che ultimamente si sono allontanate. Quindi la Regione che va incontro al cittadino per illustrare tutte le possibilità, tutte le misure che metteremo in campo nel mondo del lavoro. Quindi ci saranno dei villaggi per ciascuna città capoluogo di provincia, come dicevate voi, Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila, in cui faremo dei veri e propri colloqui di lavoro con le aziende partner, faremo anche dei convegni e dei workshop e quindi si creerà a tutti gli effetti un villaggio del lavoro diviso appunto con un auditorium in cui metteremo in campo e illustreremo le misure e un'altra parte invece dove ci sarà proprio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Queste misure rientrano nel FSE Plus, che ha una dote finanziaria di circa 400 milioni e riguarderanno misure quali incentivi all'occupazione per giovani, persone fragili, over 50 e donne. La formazione, che sicuramente è importante perché io girando per le aziende non si trovano determinati profili, quindi spetta a noi istituzioni, incrociando domande e offerte di lavoro, capire quali sono i profili ricercati e andarli a formare. E poi ci sarà un orientamento anche per gli studenti per cercare di capire quali sono le loro dedizioni per farli inserire nel mondo dell'istruzione e quindi nel mondo del lavoro. Partirà da Teramo il 6 ottobre, a seguire ci saranno gli eventi in altre città. Il nome stesso dell'evento, l'Abruzzo, la Regione Abruzzo scende in piazza, apri le porte al tuo domani, fa capire quali sono le opportunità. Vogliamo dare un segnale importante perché dopo la pandemia c'è la guerra ancora in corso, ci sono molte difficoltà nel mondo del lavoro, abbiamo diverse crisi, tra l'altro ci saranno anche misure per mantenere i livelli occupazionali. Cerchiamo di dare un segnale importante al mondo del lavoro dando delle opportunità alle persone che hanno difficoltà a trovare lavoro e soprattutto a coloro che hanno perso lavoro e quindi cercare di ricollocarli e avere quindi un'ulteriore possibilità lavorativa. Ci sarà una piattaforma che a breve sarà pubblicata sui siti istituzionali, ci si può prenotare per fare il colloquio nella piazza stessa. Il termalismo in Abruzzo prova a ripartire. Da ieri, dopo una serie di investimenti privati, di nuovo in funzione il rinnovato stabilimento di Popoli, sito in Contrada de Contra, mentre per Caramanico, storico centro termale, si dovrà ancora attendere. Stefano Recanati. Una struttura rinnovata in grado di garantire servizi di fangoterapia, insufflazioni, terapie riabilitative. Ha riaperto ieri i battenti le Terme di Popoli, che sarà gestito dalla società Terme in Popoli fino al 6 febbraio 2032. La struttura resterà aperta dal 1 aprile al 30 settembre. Un segnale importante non solo per l'utenza, che dopo diverso tempo è tornata a beneficiare di prestazioni sanitarie collegate all'utilizzo dell'acqua termale, ma anche in termini di ricaduta turistica sull'intero complesso
comprensorio che gravita intorno a Popoli. Attraverso l'apertura delle terme di Popoli, noi come Regione Abruzzo vogliamo rilanciare tutto ciò che è il tema termale, anche in un'ottica di sviluppo di un territorio. Si a Valle sorridono, 30 km più sulla questione ancora del tutto da decifrare. Stiamo parlando del complesso di Caramanico. Qui si attende la risoluzione della procedura fallimentare e i nuovi bandi per la concessione di acque e strutture che potrebbero essere pubblicati fra settembre e ottobre, con la riapertura che a questo punto in automatico slitta al prossimo anno. La situazione è stata ieri analizzata in un incontro pubblico in comune a cui hanno preso parte il sindaco Luigi Di Acetis, imprenditori e commercianti. Noi stiamo collaborando con la curatela per cercare di risolvere un problema che non è facilissimo sotto il profilo giuridico amministrativo, ma vogliamo fare il massimo sforzo per risolverlo, per fare in modo che insieme alla vendita dell'immobile possa andare di pari passo e in sinergia la concessione delle acque, così da garantire anche una maggiore partecipazione, una maggiore attrattività degli investitori privati. Dal punto di vista sanitario, la Regione si dice pronta a riconoscere il nuovo accreditamento per il budget sanitario per permettere poi la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ai fini del rimborso delle cure. La terapia attraverso le terme è fondamentale, tant'è vero che c'è una grande richiesta e quindi non bisogna vedere solo sull'indotto, ma è importante proprio da un punto di vista terapeutico. Federalberghi oggi a Montesilvano ha presentato l'iniziativa Assessore in Reception e anche la cartina turistica di Pescara e Montesilvano dedicata ai turisti. Federalberghi Pescara ha presentato questa mattina a Montesilvano un'iniziativa intitolata Assessore in Reception, una iniziativa fortemente voluta dal sindacato degli albergatori e che vuole pubblicizzare il contatto diretto con la cosiddetta trincea dell'accoglienza in città e quindi far percepire agli amministratori locali direttamente le esigenze di chi sceglie le nostre località per le proprie vacanze e avere quindi un rapporto diretto con il turista. Per noi è importante trasferire questa esperienza perché permette di raggiungere effettivamente l'obiettivo, che è quello di far star bene il nostro ospite turista. Una iniziativa fortemente voluta da Federalberghi. Sì, è una delle tante che stiamo per mettere in campo anche a seguito della pandemia che purtroppo ci ha costretti a stare chiusi al nostro interno, quindi anche per i cittadini presto ne arriveranno delle novità. Siamo ad agosto, nel pieno delle vacanze estive, Federalberghi è soddisfatta di come sta proseguendo la stagione estiva nella nostra regione, in particolare nella provincia di Pescara? Sta andando molto bene, incrociamo ancora le dita perché comunque finché non passiamo il giro di boa, adesso ecco il 15 di agosto è sicuramente la data più calda, però abbiamo delle buone prenotazioni anche proprio per fino alla metà di settembre e anche oltre con il turismo sportivo, quindi il nostro territorio piace, viene scelto. Quest'anno è stato confermato dai tanti italiani che comunque hanno scelto la nostra destinazione. Per l'occasione è stata anche presentata la nuova cartina studiata proprio da Federalberghi di Pescara e dedicata ai turisti dell'area metropolitana Pescara-Montesilvano. Questa è una city map nuova dove è presente questa fusione tra Montesilvano e Pescara e va ad ampliare quella che è l'offerta turistica, quindi il turista ha l'opportunità di avere dei punti ben definiti dove sono anche presentate degli eventi, delle iniziative pubblicizzate anche da Città Sant'Angelo Village, ci sono tutti i punti dove il turista può andare ad ampliare la sua esperienza durante il soggiorno. Speriamo che questa iniziativa continui nelle prossime stagioni perché è un'opportunità di far conoscere meglio il territorio al turista. Il Palazzo Comunale di Roccaraso domenica ospiterà la 27esima edizione del premio Benigno e Filomena Suffoletta, illustri e di grandi carature e caratura i premiati scelti dalla giuria. Domenica 7 agosto a Roccaraso ci sarà la 27esima edizione del premio Benigno e Filomena Suffoletta.
premiati davvero di alto livello, Presidente, è il caso di dire. Sì, anche se in realtà noi siamo affezionati a tutti i premiati di tutte le edizioni, per il nostro modo di vedere ognuno dei premiati che abbiamo avuto nel corso di queste edizioni ha delle capacità, del talento, un impegno sul proprio lavoro, sul proprio campo di attività che vale la pena di essere ricordato e premiato. Anche quelli di quest'anno sono secondo noi di alto livello e li posso brevemente ricordare. Premiamo per la medicina il professor Giustino Parruti, che si è impegnato e si impegna ancora tuttora nel Covid, quindi nelle attività di contrasto a questa pandemia, sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista comunicativo, perché è stata la voce dell'informazione sul Covid in questo periodo e lo è ancora. Poi abbiamo il dottor Luigi Savina, che si è distinto all'interno del Ministero degli Interni, dove ha fatto una carriera splendida perché è partito dai ruoli, diciamo, non più bassi, ma comunque ormai che aveva assunto all'inizio. Lui è originario di Chieti, fino ad arrivare ai più alti livelli dirigenziali del Ministero degli Interni. Ha guidato le questure delle principali città italiane, è arrivato alla prefettura di Roma, lui è prefetto. E si è particolarmente distinto nella lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo un professore di fisica, Giuseppe Iacobucci, originario di San Valentino, che è professore, oltre che direttore del settore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Ginevra, è collaboratore costante col CERN. Tra l'altro lui ha partecipato al gruppo di lavoro, all'equipe, con lo scienziato Higgs, premio Nobel, che è arrivato alla determinazione del bosone, la particella di Dio, come è stata chiamata. Abbiamo poi Gabriele Gravina, per lo sport, che è la figura più alta del mondo del calcio in Italia, lui è presidente della FIGC e ha, tra l'altro, nella sua carriera un passato da imprenditore. Probabilmente noi crediamo, ma insomma poi lo scopriremo nel momento in cui glielo chiederemo, che anche quel background gli sia servito per dirigere adesso la Federazione Calcio, anche se il sistema è probabilmente diverso, quello di dirigere una propria impresa piuttosto che una sorta di piccolo ministero come può essere. Infine abbiamo una giornalista, Clara Iatosti, vive e nata a Roma, ma è figlia di genitori avezzanesi. Lei lavora per TV2000, che è la TV del CEI, e per la sua esperienza professionale e personale ha conosciuto molto bene l'Ucraina e quindi sarà un modo per parlare di questa guerra non dal punto di vista delle guerre, ma per esempio dal punto di vista dei rifugiati, che è un aspetto che lei ha curato molto. Cominciata ufficialmente ieri sera la 12ª edizione della Festa della Birra di Pianella ed organizzata dalla locale Proloco. Fino al 9 agosto serate all'insegna delle birre artigianali locali e bavaresi, oltre ai prodotti tipici della nostra regione e musica italiana. A disposizione anche un bus navetta gratuito. Con Edoardo Faiete, il presidente della Proloco di Pianella, torna alla Festa della Birra, un appuntamento atteso da tanti anni che purtroppo è stata bloccata dalla pandemia come tutte le altre attività, però è tornata puntuale. Sì, dopo 2 anni di stop era dovuto tornare con la nostra Festa della Birra, che diciamo, è la nostra manifestazione principale che fa la nostra associazione ed è anche il cuore pulsante delle manifestazioni, in quanto dà linfa vitale alla nostra associazione e anche al paese. Ricordiamo, dal 4 al 9 agosto tutte le sere che cosa si potrà trovare? Dal 4 al 9 agosto tutte le sere stand gastronomici con prodotti locali, taglieri, arrosticini di Pianella e birre di importazione tedesca e artigianali della regione Abruzzo. In più tutte le sere ci saranno concerti a partire dalle ore 22 de cover band. Siamo con il presidente onorario della Proloco di Pianella, Roberto Giacomo. L'occasione anche per fare il punto sugli eventi che organizza la Proloco, non solo d'estate ma durante tutto l'anno. Certo, è importante ripartire con questo, che è un nostro evento di punta, di cartello, che poi direttamente e indirettamente muove tante attività nel corso di tutto l'anno. Poniamo in essere da ormai da tantissimi anni eventi culturali, premi, borse di studio, eventi tradizionali, folcloristici, manifestazioni come il Carnevale, l'Ubongiorno,
anche tanta attività a sfondo sociale. Abbiamo una sede che abbiamo recuperato con le nostre forze tanti anni fa e che è anche condivisa per tantissime iniziative, ma da qui è importante ripartire dopo questi 2 anni di pausa forzata e necessaria, proprio per tirar fuori il meglio di quello che è la punta di diamante della nostra comunità, che è il volontariato, e mettere in campo le migliori sinergie dalle collaborazioni con le altre realtà associative, Croce Rossa, Protezione Civile, ovviamente il patrocinio e la collaborazione del Comune, delle forze dell'ordine e di tanti amici che sono tornati uno a uno a darci la mano, e questo non può che farci piacere. Domani sera a Montesilvano si terrà il Sound of Sea Festival con la presenza di Shade. Ad aprire il concerto ci sarà Francesco Paone in arte critical, fresco concorrente di Amici, un successo che gli sta permettendo di aprire i concerti dei The Colors per volontà di Stash, cantante del gruppo. Assessore, proseguono i grandi appuntamenti a Montesilvano in questa calda estate. Domani sera ci sarà Sound of the Sea, un altro appuntamento a cui tenete in maniera particolare. Sì, diciamo entriamo nella parte calda della stagione estiva e domani ci sarà un evento a cui personalmente, ma un po' tutta l'amministrazione, tiene tantissimo. La terza edizione del Sound of Sea Festival, e quest'anno avremo veramente il piacere di poter ospitare anche un nostro carissimo concittadino che è Critical, che aprirà il concerto di Shade. Lui è fresco concorrente di Amici, è arrivato anche al serale, noi gli siamo stati vicini perché è un ragazzo veramente in gamba, oltre ad essere un artista secondo me veramente molto molto bravo, e cui auguriamo davvero le migliori fortune. È un ragazzo eccezionale, quindi siamo contentissimi perché sia dal punto di vista artistico sarà un concerto molto molto bello. Francesco Paone, reduce dal grande successo di Amici. Sì, è stata un'esperienza bellissima, io sono super onorato di suonare nella mia città, anche perché il Teatro del Mare è sempre stato il mio sogno, insomma, nel cassetto fin da quando ero bambino. Nome d'arte Critical, come mai? È un connubio di un po' di cose. Io principalmente sono una persona molto autocritica, credo che mettersi sempre in discussione sia un po' la chiave del successo, sempre pedalare a testa bassa. Poi ho voluto aggiungere la Y per fare una specie di gioco di parole, perché sono una persona molto sensibile, specialmente quando faccio musica, e quindi solitamente cerco sempre di arrivare a un punto di lacrime, tra virgolette, sia di gioia che di nostalgia, di sofferenza, di qualsiasi emozione. Apriamo adesso la pagina dello sport. Il socio di maggioranza di Teramo Calcio, Davide Ciaccia, ha confermato che il club, nonostante la bocciatura del TAR, andrà al Consiglio di Stato contro quello che Ciaccia definisce un torto. Vediamo. Noi riteniamo comunque di continuare a subire un torto, e quindi andiamo avanti con il grado di giudizio successivo. Insomma, abbiamo detto che ci saremmo riuniti oggi, siamo tutti d'accordo, i soci di minoranza e i soci di maggioranza, e quindi senza entrare nel dettaglio di quello che possono essere le motivazioni che poi stanno ai legali che ci seguono, andiamo avanti perché riteniamo che ci siano ancora i presupposti per salvare la matricola e per salvare la società nella sua interezza, insomma. Insomma, dopo i consulti con gli avvocati, con i soci attuali e con i soci futuri, siamo tutti convinti di poter comunque giocare la partita in sede Consiglio di Stato, e quindi abbiamo deciso di andare avanti. Le quote sono di mia proprietà, e così come già condiviso c'è un preliminare con la predisposizione al subentro del gruppo Spinelli, sia nell'attuale 60 che eventualmente nel 31, che come sapete tutti era già previsto nel primo preliminare. Posso chiedere se questo percorso di ricorso al Consiglio di Stato pensa che possa, tra virgolette, un po' ostacolare quello di cui ha parlato il sindaco questa mattina, ovvero la pubblicazione dell'avviso pubblico per la Serie D? Ma no, io spero che ci siano davvero, se ci sono imprenditori interessati, possano fare il loro percorso. Il sindaco giustamente sta facendo quello che è un atto doveroso, e quindi è giusto valutare cosa ci può essere rispetto a una potenziale Serie D, ma non dimentichiamo comunque quello che è successo l'anno scorso con la San Benedettese, insomma, quindi non è detto che poi non sia invece l'attuale compagine a dover
no, virare verso la Serie D, però insomma queste sono cose, no, sicuramente non ci sono, non sono percorsi contrapposti, nel senso che il sindaco giustamente oggi fa un percorso che è doveroso rispetto alla città, dall'altra parte per noi è doveroso, per noi come soci e come amministratori è doveroso fare questo percorso, perché non dimentichiamo che se poi l'azienda dovesse non poter proseguire la sua attività imprenditoriale, gli amministratori e i soci devono tentare comunque fino alla fine di salvaguardare quello che è il patrimonio sociale. Io quando dico purtroppo gli amministratori e i soci del Teramo Calcio devono assolutamente percorrere tutto quello che è possibile e immaginabile, come vedete io non faccio riferimenti né a motivazioni né altro, perché queste sono cose che riguardano gli avvocati, io parlo solo di atti che riguardano gli amministratori e i soci, sono obbligati a tutelare tutto quello che è il patrimonio si intende tutto nella sua interezza, fino all'ultimo grado di giudizio. Se poi anche all'ultimo grado di giudizio questo ci verrà negato, è una valutazione che a seguire faremo purtroppo delle valutazioni che saranno quelle della liquidazione, però oggi noi ancora a questo non ci pensiamo. Da un socio, quello di maggioranza, a quello di minoranza, Franco Iacchini, andiamo sul sito della Teramo Calcio, perché ieri sera Iacchini è stato vittima di un'aggressione. Allora, in riferimento si legge all'aggressione subita nella serata di ieri dall'ex presidente e attuale socio di minoranza della SS Teramo Calcio Franco Iacchini. Il club, nell'esprimergli massima solidarietà e vicinanza, condanna fermamente qualsiasi atto di violenza o intimidazione che non rispecchia in alcun modo la civiltà della tifoseria biancorossa, pur nella delicatezza del momento sportivo vissuto. Adesso andiamo in casa a Pescara per parlare di calcio giocato. Emanuele Ghiabua, uno dei volti nuovi del Delfino, si candida per un posto da titolare nella squadra biancazzurra. Per lui un passo indietro in categoria da Perugia in Serie B al Pescara in Serie C, che però potrebbe voler dire rilancio in carriera. Manel Ghiabua prosegue la marcia di avvicinamento alla stagione che conta, alla Coppa Italia, al campionato. Soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi? Sì, siamo soddisfatti perché stiamo facendo 3 settimane intense di preparazione che sono molto tosti, diciamo, però ci stiamo preparando al meglio. Che ambiente hai trovato? No, ho trovato un ambiente affettuoso, siamo un bel gruppo, molti giovani, quindi è un bel gruppo, cioè, ci sta bene, dai. Alberto Colombo, il tecnico del Pescara, pretende molto da voi giocatori, insomma, com'è stato l'approccio con l'allenatore? No, approccio bello, perché pretende tanta corsa, anche gioco, bel gioco vuole, quindi diciamo che punta un bel gioco che non si trova sempre. Siamo ad agosto, è tempo di amichevoli, però si avvicina il campionato. Insomma, secondo te in questo momento qual è la percentuale di forma del Pescara? Diciamo che siamo anche a una buona percentuale, perché come ho detto in allenamento stiamo lavorando molto, quindi stiamo anche abbastanza bene. Diciamo 70% ci siamo, dai. Tra poco saremo al 100%. Obiettivi ambiziosi per il Pescara, non potrebbe essere diversamente, si punta a provare a vincere questo campionato. Non sarà semplice, ma Pescara non ha alternative. Ovviamente non sarà semplice con le squadre che ci sono, però noi punteremo a fare il massimo, perché penso che siamo un bel gruppo e ce la potremo fare. Arrivi in un ambiente caldo, una tifoseria che pretende molto dalla squadra, un po' delusa dall'ultima stagione. Cosa sai, cosa conosci di Pescara, cosa ti hanno detto? Diciamo che sì, è un bel ambiente, ce l'hanno fatto vedere anche i tifosi al ritiro che sono venuti su, quindi mi ha fatto un bel piacere. Sono molto caldi, ci hanno chiesto di dare il massimo e sudare sempre per la maglia e lo faremo sempre. Tu sei reduce da un campionato di Serie B con il Perugia, per te è stato un problema, è un problema ripartire dalla Serie C? No, diciamo che quando c'è stata questa opportunità di partire dal basso non ho detto di no, perché alla fine volevo mettermi in mostra, quindi speriamo che vada bene quest'anno e poi vedremo. Metterti in mostra, c'è tanta concorrenza lì in mezzo, insomma ci sarà da lottare settimana dopo settimana per guadagnare una maglia da titolare. Sì, ho trovato anche compagni forti come Luca Mora, esperienza, però sì, ce la giocheremo tutti insieme verso l'unico obiettivo.
E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che sul nostro sito web www.tv6.it potrete trovare tutti i contributi che avete visto e tante altre notizie nel corso della giornata. Giornata che poi alle 19 vedrà la seconda edizione del nostro TG6. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento.